Buon pomeriggio, bentrovati a questo appuntamento speciale di A Tu per Tu dedicato alle amministrative del prossimo 11 giugno. Lo avete letto già sul nostro giornale, ma svegliamo il candidato sindaco ospite oggi, come al solito, con una scheda di presentazione. Vediamo. Sergio Abramo, 59 anni, coniugato, di professione imprenditore, in politica dal 1997. Film del cuore, l'attimo fuggente, piatto preferito, soffritto. Canzone preferita, Shine on You Crazy Diamond, dei Pink Floyd. Squadra del cuore Catanzaro. Hobby, ciclismo, motociclismo, automobilismo, sci, fotografia, impianti, hi-fi e stereo. Motto per la vita? Fai e non aspettare riconoscenza. E allora salutiamo subito Sergio Abramo, candidato a sindaco per il centrodestra. Non è qui Sergio Abramo, chiaramente lo inquadriamo adesso, eccolo qua, buonasera, grazie mille buonasera. Per essere nostro ospite. Avete visto invece in precedenza i miei compagni di viaggio in questi speciali per le elezioni, Antonio Cantisani e Danilo Colacino, buon pomeriggio. E grazie per essere qui, un saluto a tutti quanti voi chiaramente che ci seguite da casa, che potrete interagire con noi attraverso la nostra web chat, quindi avrete l'opportunità di inviare i vostri messaggi, le vostre domande. E allora direi di, anche perché in perfetta par condicio noi abbiamo cominciato lunedì scorso con il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, di seguire lo stesso ordine, quindi con un giro di domande che faremo qui in studio, e comincio io. Non sono un buon padrone di casa in questo, ho imposto questa prima domanda e quindi anche questa volta comincio io. Ho letto il programma di Sergio Abramo, un programma molto, molto corposo, devo dire, e che si apre con un'idea, quella della Grande Catanzaro. Ecco, io allora partirei proprio da questa idea, cioè la Grande Catanzaro, la possibilità di una conurbazione reale tra i comuni limitrofi per arrivare ad una città che superi i suoi 100.000 abitanti, diciamo dai 92.000 attuali, possa arrivare a 120.000 abitanti. Ecco, però mi chiedo come si può arrivare a questo obiettivo, soprattutto se è già partito, tra virgolette, una sorta di sondaggio con i comuni limitrofi, se c'è questa volontà, oppure se resta una conurbazione, diciamo, che riguarda magari i servizi, ecco, e non magari l'idea di un comune unico. Qual è l'idea del sindaco Sergio Abramo? Ma l'idea, siamo partiti innanzitutto a cercare di convincerci, siamo riusciti, i comuni, che su servizi come quelli per esempio ambientali, mi riferisco all'impianto di Alli, mi riferisco alla differenziata, siamo già partiti col lato, e devo dire che è l'unica provincia in Calabria che è partita per staccarsi dal sistema dei rifiuti della regione Calabria. Abbiamo avuto l'unanimità dei comuni, escluso mi pare Pianopoli, solo un comune che aveva l'interesse di avere una discarica lì nel suo paese, però il 99,9% dei comuni, quindi escluso uno, siamo riusciti a coinvolgerli in questo progetto, ma li abbiamo coinvolto un mese fa anche sull'ATEM, sulla gestione per quanto riguarda le reti del gas, perché saranno di gestione comunale, non più statale. La rete è passata di proprietà dei comuni attraverso un decreto legge, noi siamo il capoambito per la provincia di Catanzaro e la provincia di Crotone. Anche lì abbiamo avuto un assenso da parte dei sindaci, quindi questo lavoro è già partito, e devo dire che questo lavoro per me era partito anche nel 97 quando diventai presidente dell'ANCI. C'era già questa idea di unirci non solo per i servizi, ma cercare di capire se c'era la possibilità di conurbare nella città di Catanzaro i comuni che ormai sono limitrofi. Perché abbiamo anche un altro problema: se vogliamo parlare di un sistema produttivo che manca nella nostra regione, perché è un argomento che magari discuteremo dopo. Perché credo che sia la cosa più importante, non dobbiamo dimenticare che i comuni che sono attaccati a Catanzaro sono un'area di crisi. Quindi Settingiano, Caraffa, San Floro e pochi c'è più, Essero, Settingiano, San Floro, Caraffa e mi pare Borgia.
sono aree di crisi, quindi significa che se bisogna fare degli insediamenti produttivi e avere delle agevolazioni previste anche dallo Stato, previste per legge, come quelli di Invenmi Italia, se non sei area di crisi queste agevolazioni non le puoi avere. Quindi è difficilmente pensabile che sul territorio di Catanzaro si possano, come dire, approcciare gli imprenditori per fare impresa, perché queste agevolazioni non li avrebbero. Quindi abbiamo la necessità di accorpare questi comuni e bisognerà valutare sicuramente la volontà dei singoli sindaci, magari in prospettiva, perché magari un sindaco ci tiene a finire il suo mandato, ma in prospettiva io credo che si possa ragionare, perché ci sarebbe una convenienza enorme anche per i comuni piccoli. Quindi portarlo su un 120-122 mila abitanti, questa è l'idea che abbiamo di portare avanti. Bene, andiamo da Antonio Cantisani. Intanto chiedo alla regia gentilmente di, anche dal punto di vista tecnico, di evitare, insomma, il ritorno che abbiamo in studio. Allora sindaco, io procedo, diciamo, per gradi secondo il programma che ha presentato l'altra settimana la Grande Catanzaro. Il secondo punto è la legge speciale, per una legge per Catanzaro capoluogo. Mi raggancio un po' a quello che ha appena detto, chiedendole: non è forse il caso, più che a una legge per Catanzaro capoluogo, puntare laddove è possibile, anche se penso che soltanto una per regione ed occhi, a una città metropolitana, come stanno sta sollecitando anche uno dei suoi, diciamo, avversari alla carica di sindaco, accusando tra l'altro Abramo e la coalizione che lo sostiene, che all'epoca era rappresentata da Scopelliti alla regione, da Berlusconi al governo nazionale, di aver lavorato soltanto per Reggio Calabria e non per Catanzaro. Più che una legge per Catanzaro o capoluogo, non è percorribile una strada tipo città metropolitana che ricomprenda, oltre ai comuni che lei ha individuato in questa Grande Catanzaro, anche la Mezza Terme? Ma quello non dipenderà da noi, dipenderà moltissimo dalla possibilità che c'è nel Parlamento di eventualmente espandere le città metropolitane, perché oggi non c'è questa ipotesi. Quindi se ne fa, quando c'è già una città metropolitana in una regione, difficilmente ti autorizzano la seconda. Quindi credo che si possa ragionare in termini sicuramente di allargare sul territorio di Catanzaro anche sulla piana di Lavezia Terme, però allargare non tanto per fare la città metropolitana, ma capire quali sono le opportunità, le vocazioni dei due territori, perché poi dobbiamo ragionare anche in termini di vocazione. Vorrei ricordare che Reggio Calabria è stata avvantaggiata per la città metropolitana essendo avendo un numero di 180.000 abitanti, e si è unita a Messina, che sono altre, non mi ricordo se 200 o 300.000 abitanti. Quindi non credo che una zona come Catanzaro, una città come Catanzaro e la Mezza, con 90 e 70, 160, si possa avere una città metropolitana, ma questo lo sapremo solamente se ci sarà disponibilità da parte del governo centrale ad aprire ad altre aree metropolitane. Ma quello che mi interessa in questo momento particolare non è neanche la vicenda del progetto di legge che abbiamo presentato come capoluogo di regione per avere chissà che cosa. Innanzitutto vorrei definire una volta per tutti che Catanzaro è capoluogo di regione, e che quindi gli uffici regionali non bisogna tra comuni fare più guerre, ma bisogna decidere una volta per tutti che la regione deve prendere parte quando si sposta un ufficio. Anche se negli ultimi anni non abbiamo avuto grandi spostamenti, io credo che gli uffici che sono spostati negli anni, parliamo prima del 95, negli anni 90, che hanno un po', come dire, messo in difficoltà la nostra città, e credo che la difficoltà più grossa l'abbiamo avuto con le tre province, la suddivisione delle tre province, dove una classe dirigente in questa città non si è ribellata a questo fatto che è stata l'unica provincia divisa in tre, è stata tripartita, quindi tra Crotone e Vibo, l'unico caso in Italia, come l'unico caso in Italia del fatto del Consiglio regionale, l'unico caso in Italia in cui la RAI per statuto doveva avere gli uffici nel capoluogo di regione, e non è stato così. Però stiamo parlando dei primi anni 90, quindi non mettiamo più in discussione sicuramente questi argomenti, perché abbiamo altri problemi che non
quindi non ne aggiungerei altri, però sicuramente vorremmo definire una volta per tutto che i servizi o comunque gli uffici a livello regionale a Catanzaro non debbano essere toccati, ma soprattutto vorrei che la regione desse, attraverso questa legge speciale che noi abbiamo presentato, desse anche un, come dire, la possibilità a Catanzaro di poter svolgere questo ruolo. Come? Perché abbiamo chiesto anche una parte di finanziamenti, perché arrivano in città per via degli uffici a carattere regionale, arrivano migliaia e migliaia di persone, quindi sarebbe giusto dare dignità al capoluogo di regione, e soprattutto perché non vogliamo essere più penalizzati. È anche un segnale che la regione deve dare, perché sui finanziamenti, l'abbiamo visto, sono stati spostati sui fondi europei, sono stati spostati dalla provincia di Catanzaro, dalla città di Catanzaro alla provincia di Cosenza. Assistiamo ancora oggi, ieri, è notizia di ieri, un semplice revisore dal Comarca è stato scelto, un professionista di Cosenza, come semplice revisore. Non dovevamo mettere un grosso manager, un revisore dei conti, ed è stato scelto un professionista di Cosenza. Quindi è una regione che ormai guarda soprattutto la provincia di Cosenza, e un'attenta, diciamo, valutazione, con un'attenta valutazione ci accorgiamo, lo vediamo tutti i giorni, assistiamo anche a notizie sulla stampa, che Reggio Calabria viene difesa dal governo. Danilo. Allora, conta poco e potrei essere smentito dai fatti, ma se non ricordo male la Calabria non è l'unica regione che ha il Consiglio da una parte alla giunta all'altra, c'è il caso dell'Abruzzo con Pescara e l'Aquila, ma questo veramente conta poco. Siccome Davide e Antonio sono gli esperti di programmi, io vorrei andare un po' a bomba con la politica. E vorrei fare riferimento a una questione, diciamo, che in questa campagna elettorale sin da subito ha preso piede, salvo poi essere un po' messa nel dimenticatoio, e mi spiego meglio. Abbiamo una sorta di convitato di pietra in queste elezioni, che sono i cosiddetti poteri forti o poteri economici, che tutti evocano, ma che nessuno poi alla fine va a toccare. Da una parte e dall'altra si dice stanno con Tizio o stanno con Caio. Questi poteri forti ci sono? Sono un'entità ectoplasmica? Sono un fantasma o sono reali? E se sono reali, da che parte stanno? E possiamo individuarli meglio? Ma voi giornalisti lo sapete perfettamente, perché vivete la città come la vivo io. I poteri forti in questo momento, se si riferisce a qualche imprenditore anche di livelli molto alti, non sta sicuramente nelle liste di Abramo, non appoggia le liste di Abramo, ma appoggia le liste di Cicò. E lo sappiamo tutti, quindi non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Stanno organizzando la lista dell'UDC, e quindi queste cose le dobbiamo dire con molta chiarezza. Forse perché io ho detto troppi no, non ho mai pensato di avvantaggiare alcun imprenditore a discapito di altri. Io ho cercato di governare il comune in questi anni con grande trasparenza e di non ingerirmi nelle questioni che riguardano prettamente i dirigenti, perché a noi è demandato il compito, l'indirizzo politico. In base alla 142 sono i dirigenti che invece preparano gli atti che servono sicuramente anche al mondo imprenditoriale, e quindi io non mi sono mai interessato e non ho voluto mai entrare nel merito di alcune questioni burocratiche. Bene, sindaco, andiamo a parlare un po' di Giovino, che sì, è un'area della città, insomma, no? Sempre sulla bocca di tutti, si è sempre parlato, insomma, anche di cementificazione di Giovino, del pericolo. Oggi avrà letto anche le pagine del quotidiano, il pezzo della collega Stefania Papaleo, in cui, insomma, si pone un'altra questione da parte, insomma, di chi aveva la possibilità di costruire e là, insomma, non ha in questo momento potuto costruire, quindi c'è anche il rischio di un risarcimento oneroso per il comune. Qual è la sua idea su Giovino, al di là, insomma, di questa quella situazione? Quella espressa in consiglio comunale, noi abbiamo approvato un atto di indirizzo che prevede che su Giovino non bisogna costruire, molto semplice, perché quell'area va salvaguardata. Però abbiamo detto che siamo disponibili, con questa decisione che abbiamo preso in consiglio comunale, di aprirci con un bando internazionale per capire se c'è qualche grosso gruppo imprenditoriale che decide di fare una proposta alla città di Catanzaro, che quella poi andrebbe valutata sicuramente insieme a tutto il consiglio comunale. Quindi non fare degli alberghi isolati, non cementificare per fare le ville dei catanzaresi, ma per fare un'iniziativa che possa creare, portare sviluppo, ma vero, sviluppo vero, non sviluppo
attraverso un piano che prevede sicuramente la costruzione di alberghi, magari ne fai uno, poi si blocca e ti trovi un'area devastata con le strade e magari un solo un singolo albergo. Su questo credo che non andremo avanti sicuramente, anche perché l'ha deciso il Consiglio Comunale, è stata una mia proposta forte e il Consiglio Comunale l'ha appoggiata, destra e sinistra. Quindi sul Giovino siamo abbastanza chiari. Quello che mi meraviglio è che tanti professionisti che dicono e difendono questa città e dicono di voler bene a questa città e che hanno preparato liste sono praticamente poi gli avvocati che stanno seguendo sicuramente gli imprenditori per fare invece cementificare Giovino. Quindi c'è un controsenso, perché da una parte c'è qualcuno che dice noi siamo un gruppo che vogliamo difendere la città di Catanzaro, poi quando invece si tolgono la giacca da politico e si mettono quella di professionista vanno contro il comune di Catanzaro per cementificarla. Antonio, no, anche qui involontariamente il sindaco offre un assist, diciamo di carattere politico, anche se poi mi piacerebbe ritornare un po' sugli aspetti programmatici. La polemica sui famosi trasformisti, transfughi, eccetera. Storia risaputa, ci sono una serie di consiglieri comunali uscenti che nel 2012 erano nella sua maggioranza, sono stati eletti con la sua maggioranza, che adesso sono ospiti in un'altra coalizione, segnatamente in quella del candidato del centro-sinistra Ciconte. Si tratta soltanto di opportunisti, oppure come dicono dal centro-sinistra, tutti questi passaggi, cambi di casacche, in realtà sono il segnale di un malessere che questi consiglieri hanno provato, soprattutto nell'ultima fase della sua amministrazione, nel restare al suo fianco. Malessere. C'è soltanto un ragionamento di opportunismo politico, oppure anche da parte del sindaco Abramo c'è un'autocritica che forse avrei potuto allargare un po' di più, condividere un po' di più questa esperienza di governo? Allora, il malessere viene manifestato durante la legislatura, non viene manifestato 15 giorni prima delle candidature a sindaco. E poi ci sono delle cose molto evidenti, no? Se un consigliere comunale che è stato con te poi, voglio dire, decide di andare a sinistra e guarda, il giorno dopo magari te lo trovi in una struttura di un consigliere regionale di sinistra, qualche motivo ci sarà. Quindi credo che siano più questioni personali, o se qualcuno ti viene a chiedere qualcosa che tu hai, non intendi come dire, dare risposta su quell'argomento, magari giustamente decidi di andarsene un'altra parte. Invece quello che chiederei a questi consiglieri, se il programma presentato dal sindaco nel 2012 è stato portato avanti o se è stato addirittura superato, non è che rispondono su questo, rispondono su altre logiche, ma non mi interessa, è un problema loro, non è un problema mio personale. Io ho sempre detto a questa coalizione che preferisco candidarmi a sindaco anche a rischio di perdere, ma volevo un consiglio comunale rinnovato. Allora noi abbiamo 6 uscenti che verranno automaticamente rieletti, perché gli uscenti hanno sempre confermato i voti e consolidano i voti nel tempo. Avendo 6 uscenti, noi sicuramente, se vinceremo, avremo 14 consiglieri nuovi. Quindi gente che per la prima volta si è candidata, professioniste, giovani donne, eccetera, eccetera. Dall'altra parte ci sono 18 consiglieri uscenti. Quindi hanno preparato 11 liste per fare entrare 2 new entry, 2 soli consiglieri comunali. E non mi pare che sia rinnovamento questo. E poi soprattutto io ritengo, e non mi sono mai preoccupato, perché il sindaco, essendo in carica, volendo, avrei potuto fare anche 3-4 liste, cioè andare in giro come sindaco è più facile, no? Rispetto al candidato a sindaco, per un sindaco uscente andare a fare delle liste. Io non mi sono mai preoccupato di fare 3-4 liste, perché per me non devono vincere le liste, deve vincere il programma del sindaco, deve vincere il sindaco. Deve riuscire a entrare tramite anche gli schermi televisivi, entrare nelle famiglie per dire cosa vuole fare ed essere vincente col suo programma, e non perché ci sono decine e decine di consiglieri che portano migliaia e migliaia di voti, perché altrimenti la città rimane ingabbiata nelle coalizioni politiche che più grosse sono
e più riescono a far vincere un candidato. Quindi il vero confronto sarà tra i candidati, di che cosa vogliamo fare di questa città, che è la cosa più importante, che è quello che poi interessa alla gente. Allora, Sergio Abramo dice con vanto di se stesso di essere un ottimo amministratore, ma un politico un po' meno bravo, comunque meno esperto dei meandri della politica. Allora chiedo questo, è stato appunto l'Abramo, a suo giudizio ovviamente, perché noi non prendiamo posizione, ottimo amministratore ma non certo animale politico, ad aver dato tanto spazio, ad essersi fidato molto di uomini che addirittura nella sua coalizione sono diventati uomini chiave e che adesso invece stanno tutti dall'altra parte? Ma io ho dato spazio sempre ai consiglieri comunali perché ritengo sia giusto, in quanto sono il tramite per arrivare nei quartieri e conoscere le problematiche che ci sono nei quartieri. Ma devo onestamente dire che non ho seguito solo i consiglieri di maggioranza, molte volte io seguo anche quelli di opposizione, perché nel momento in cui sei eletto sei il sindaco di tutti. E molti mi hanno dato atto che negli anni ho sempre lavorato anche con tutti i consiglieri comunali che stavano all'opposizione. Come la stessa cosa, io ho organizzato degli eventi, ho organizzato delle manifestazioni con gente che oggi è candidata a sinistra e che è sempre stata notoriamente di sinistra. Pascuzzo, che ho organizzato e che ho chiamato personalmente le manifestazioni, è un uomo di sinistra, che ha la testa di sinistra, ma io l'ho chiamato perché ritengo che sia una persona, professionalmente parlando, valida, e credo abbia fatto divertire la città. Con Ubic Libreria è notoriamente un uomo di sinistra, oggi infatti appoggia lo stesso, ma lo richiamerei perché è un ragazzo splendido che ha fatto delle belle iniziative. Non bisogna pensare al colore politico e mettere a un angolo gente che ha capacità e che non dovrebbe, secondo la politica, la mala politica, perché c'è, io distingo tra la mala politica e la buona politica, c'è anche la buona politica, non lo nascondo, e io credo che buona politica significa anche far lavorare professionisti che hanno dimostrato nel tempo di saperci fare e che possono aiutare la città di Catanzaro al di là dei colori politici, perché altrimenti ci bloccheremo, sarà una città che tra le due fazioni ci sarà troppo odio. Io non preferisco non avere quest'odio delle due fazioni. Io rispetto anche i consiglieri che sono andati dall'altra parte, non li condivido, dico che nel momento in cui tu sposi un programma lo devi portare fino alla fine, e soprattutto durante devi dire se le cose non vanno bene, durante devi interrompere eventualmente, no, questo tuo inserimento nella maggioranza. Diciamo che qualcuno l'ha fatto, ecco, non mettiamo tutti nella stessa cosa. Qualcuno l'ha fatto, diciamo, in tempi non. Ma sono stati molto più coerenti. Coerenti, non certo. Che tu arrivi gli ultimi 15 giorni, certo. O dichiarazioni del tipo: se non ci dovesse essere Abramo, io mi ritirerò dalla politica, e dopo 15 giorni prima delle candidature addirittura te ne vai da un'altra parte. Cioè, mi pare che stiamo arrivando veramente all'assurdo. Allora credo che sia arrivato il momento di dire che degli innesti nuovi nel Consiglio Comunale ci vogliono. Io credo che un po' di rinnovamento faccia bene a tutti. Senta Sindaco, io le voglio fare una domanda sulla burocrazia, perché insomma qualche problemino di burocrazia la città ce l'ha, e di oggi la notizia che per esempio il TAR ha annullato l'aggiudicazione del comune per quanto riguarda l'ente fiera, abbiamo assistito anche a dei bandi che insomma sono stati rifatti, ritirati, insomma, lei sa, è a conoscenza chiaramente di tutte queste cose qui. Il Sindaco Abramo viene rieletto, che cosa può fare per cercare in qualche modo di superare questi problemi che creano comunque un pass, no? Perché l'ente fiera è un altro elemento nel suo programma importante sempre per diciamo la città, però chiaramente si ferma, ecco, non va avanti. No, e poi volevo chiedere anche relativamente alla Mazzini a che punto siamo, perché anche quella non abbiamo delle idee precise, lei ce lo può dire perché chiaramente ha meglio di noi contezza di quanto è accaduto, perché almeno sul pannello dei lavori c'era una data di consegna che era riferita alla fine del 2016, e in realtà insomma i lavori, se non sono fermi, comunque non vanno speditamente. Ma molto semplicemente, quando parte un iter amministrativo che vede la seconda aggiudicataria impugnare al TAR un appalto, c'è un problema sicuramente,
però bisogna aspettare la fine, certo. Perché c'è il TAR, c'è la Cassazione, per dire se un dirigente ha sbagliato o ha fatto bene. Però fino ad oggi dobbiamo considerare che è una città che non era abituata, perché io vorrei ricordare che dal 2005 al 2012 non c'è stato neanche un cantiere in questa città, non c'è stata neanche una gara. Oggi, dal 2012 al 2017, ci sono alcuni dirigenti, come dirigenti dei lavori pubblici, che è il gruppo, è il gruppo in 65 cantieri. Questo senza, io vorrei far capire che gestire un cantiere, gestire una gara d'appalto per un cantiere, perché i più piccoli sono 2 milioni, 3 milioni, i cantieri più piccoli che abbiamo nella città, non è una cosa facile, soprattutto averne 65, avere 65 direttori di lavoro con cui seguire l'iter, la rendicontazione di 65 cantieri, in totale ne abbiamo 86, ma un solo dirigente che deve fare, deve portare avanti 65 cantieri con, diciamo, 2-3 tecnici al massimo all'interno dei lavori pubblici. Andate a vedere nei lavori pubblici le persone che cosa hanno come incombenza dal punto di vista amministrativo all'interno di quel settore. Ne abbiamo uno per la manutenzione delle scuole, uno, 62 scuole. Fare la manutenzione per 60. Ma la domanda, sindaco, era anche legata a questo, no? Si può fare qualcosa anche per una pianta organica rimodulata, cioè utilizzare al meglio? Sappiamo che il personale del comune, insomma. Ma un comune, cioè, che aveva 750 esatto, lo sappiamo, e questo e lo sappiamo. 280. L'abbiamo sentito, lo sappiamo. Siamo consapevoli. Allora, io non è che voglio sempre parlare male della vecchia amministrazione, ma nel momento in cui c'era la possibilità nel 2010 di fare 250 assunzioni, non le hanno fatte. Dopodiché è arrivato il blocco nella pubblica amministrazione, non è colpa mia, ma non voglio accusare gli altri, perché no, io ho detto in questa campagna elettorale che sono stanco di accusare chi non ha fatto prima e di non essere messo, perché credo che ormai gli altri candidati, l'unico obiettivo è abbattere Abramo. Allora, parliamo di programmi. Purtroppo oggi c'è il blocco nella pubblica amministrazione. Se non c'è questo sblocco, noi non potremo assumere. Non abbiamo tecnici, non abbiamo funzionari, non abbiamo dirigenti. E avendo inserito, purtroppo, che però è un fatto molto molto positivo, tutti questi progetti, abbiamo vinto tutti i bandi, non abbiamo perso un solo finanziamento. Infatti nessuno mai si azzarda a dirmi: hai perso quel finanziamento. L'ultima volta è stato Fiorito a dirmi sugli autobus che avevamo perso un'opportunità per un bando del Ministero, e ho portato le carte che era un bando della Regione Calabria del 2014 dove abbiamo partecipato e siamo arrivati secondi, e che non era vero che Cosenza aveva vinto questo bando e neanche Rende, perché non hanno proprio partecipato. Quindi nessuno può dimostrarmi che abbiamo perso un solo finanziamento. Perché? Perché in un momento in cui l'economia non gira è normale che non puoi perdere l'opportunità di presentare una scheda per avere un finanziamento nel momento in cui c'è crisi, perché attraverso i lavori pubblici, lo sappiamo tutti, è l'economia più veloce che tu puoi attivare, perché lavorano le imprese, ma lavorano tutte le aziende che forniscono i materiali alle imprese. Allora cosa dovevo fare io? Avevo un problema del bilancio e l'abbiamo sanato, avevo un problema delle partecipate, le abbiamo chiuse e abbiamo salvato i dipendenti, e oggi quelle partecipate non perdono più milioni di euro, e abbiamo attivato tutti i cantieri possibili, tutti i bandi li abbiamo vinti, perché era l'unica cosa che io potessi fare nell'immediato. Poi è normale che non è che ti puoi basare sempre nel continuare a fare, ad aprire cantieri, non basta solo quello. Adesso si passa in un'altra fase, che è il programma che io vorrei spiegare alla gente, e per avere nuovamente la fiducia, perché abbiamo bisogno di altri 5 anni, perché adesso sarà una partita difficile, impegnativa, ma potrebbe essere risolutiva rispetto alle problematiche che ha questa città. Mi risponde sul Mazzini, in modo tale che avviamo proprio la discussione molto sul semplicemente programma. La Mazzini, la Regione Calabria, esiste un ufficio a cui abbiamo presentato il progetto ed è stato approvato. A distanza di tempo si sono accorti che il Ministero, l'utilizzazione delle fibre per quanto riguarda l'infrastruttura dei pilastri, diciamo, della scuola Mazzina, che le fibre il Ministero non le autorizza più. Non è un problema nostro, se il Genio Civile ci ha approvato il progetto e poi ci chiama per dire
abbiamo avuto un non procedere da parte del Ministero, è un problema vostro. Quindi questo ritardo adesso, me lo mettete per iscritto, questo ritardo noi chiederemo al Ministero di darci 6 mesi di tempo per rivedere il progetto e utilizzare i materiali giusti, ma non è colpa nostra. Noi abbiamo l'autorizzazione del genio civile, noi abbiamo le carte, non è che lo sta dicendo il sindaco, noi abbiamo un'autorizzazione firmata. Quindi questa abbiamo dato una risposta a chi si chiede. Ci saranno 6 mesi di ritardo. Vabbè. Però vorrei ricordare che sugli appalti pubblici avere 6 mesi di ritardo per una scuola o 6 mesi così come li abbiamo avuti sullo stadio è una cosa quasi normale. Lei ha detto una parolina magica, stadio, guardi che ci sono decine di messaggi sullo stadio, ne parleremo di qui a breve, volevamo lasciarla insomma un po' verso la fine. Antonio, allora cominciamo a parlare un po' di città. Il programma, vabbè, ci sono vari passaggi, io in particolare ne voglio evidenziare uno, la metropolitana, famoso pendolo. Ma sindaco, se serve davvero questo pendolo alla città oppure stiamo parlando di un'opera che in realtà poi sì, dovrà connettere tutti i quartieri, poi in un'ottica di mobilità integrata con la linea ferroviaria ionica, tirrenica, la Catanzaro-Lamezia, tutte queste cose. Ma in realtà serve davvero la metropolitana in superficie oppure non basta potenziare e migliorare il servizio esistente? Ma la nuova... Io le lo chiedo perché so che lei è a favore dell'opera, però sta esprimendo anche delle perplessità. Ha espresso qualche dubbio sulla gestione, anche passato, sulla gestione, sì, sulla sostenibilità, il rapporto benefici e costi ricavi che sarebbe sbilanciato secondo lei eccessivamente. Ma io la mia contestazione all'inizio che feci, a tal punto che qualcuno scrisse che non voleva, che il sindaco Abramo non voleva la metropolitana, non era assolutamente vero. Io criticai solamente il piano industriale della metropolitana, perché per recuperare i 5 milioni di costi di gestione e manutenzione hanno previsto 9 milioni di vendita dei biglietti, e mi pare che è un'utopia. E poi sul percorso, perché io non avrei eliminato la stazione di Catanzaro Sala, ma avrei autorizzato ferrovie, la tratta di FS che va dalla galleria del San Sinato, che poteva arrivare su Germaneto e fare l'anello e rientrare da Catanzaro Lido per Catanzaro. Sarebbe stato molto più semplice, non c'era bisogno di andare a bucare una montagna, e avremmo autorizzato la stazione di Catanzaro Sala. E chi mi può contestare una cosa del genere? E c'era già il tracciato. Invece no, oggi noi buchiamo una montagna per fare questa deviazione, diciamo, per l'università, no? Da Catanzaro Sala verso l'università. Ma al di là di questo, ormai la metropolitana c'è e non dobbiamo porci il problema se serve o non serve. Questo se lo deve porre Cosenza, se serve o non serve. No, il sistema metropolitano lo abbiamo già. Noi stiamo, rinforzando il sistema già attuale. Lo stiamo rendendo più veloce, più flessibile, e stiamo facendo solamente questa deviazione per l'area universitaria. Quindi riammodernare il sistema metropolitano per me è importantissimo, avendolo in città, perché è stato poco utilizzato, e questo permetterà da Lido di poter raggiungere il centro della città, ma con le varie stazioni di fermata a Corvo, a Santa Maria, a Fortuna, da Lido stesso, capite bene che chi vuole arrivare al centro della città col sistema metropolitano, con i parcheggi delle auto custoditi, con telecamere, le stazioni rifatte sui quartieri, diventa un sistema che si può utilizzare tantissimo. Quindi è importante portarlo avanti. Certamente dobbiamo recuperare questi 5 milioni di euro. Io ho previsto che dalla vendita dei biglietti i ricavi saranno solo di 1 milione di euro. E quindi abbiamo presentato questo progetto alla Regione Calabria, che con l'utilizzo di 7 milioni di euro daremo in dotazione una serie di parcheggi che renderanno sicuramente al sistema metropolitano, ma soprattutto abbiamo proposto di fare una società di scopo solo per il sistema metropolitano insieme all'AMC ed evitare il gomma da Lido a Catanzaro, perché recupereremo almeno 2 milioni di euro che potremmo inserire nel sistema metropolitano.
ma la regione non ci risponde. Il problema non è del comune, il problema è della regione, perché Ferrovie della Calabria gestirà la metropolitana, ma Ferrovie della Calabria oggi non ha un bilancio che gli consente di avere ulteriori perdite rispetto a quelle che ha già. E Ferrovie della Calabria non è stata in grado di gestirmi neanche la funicolare, non per competenza professionale, per mancanza di liquidità. Quando si rompeva un pezzo di 4.000-5.000 euro, la funicolare si fermava. Bisognava fare un intervento straordinario di 600.000 euro e la funicolare è stata ferma per anni. Quindi ho paura della gestione da parte di Ferrovie della Calabria. E oggi soffre probabilmente di quel fermo la funicolare, perché ancora la gente non è propensa fiducia della... Bravo, perché nonostante un prezzo molto basso, 1,50 euro, comprensivo di parcheggio e di navetta, quindi a biglietto integrato, ancora non viene utilizzata, e con la fermata intermedia a piano casa ancora non viene utilizzata come dovrebbe essere. Poi non ci lamentiamo che non ci sono i parcheggi. Provo a mettere le difficoltà, visto che lei si muove da attore consumato, no? E forse sicuramente il più abituato a questo ruolo e a questa competizione, scoperchiando il vasco di Pandoro, ovvero il centro storico. Centro storico che sembra un po' il figlio della sora Camilla, cioè tutti la vogliono e nessuno se lo piglia, perché a ogni campagna elettorale, io adesso ne ho seguite diverse per conto dei vari organi di stampa per cui ho lavorato, e francamente non c'è tornata elettorale in cui il centro storico non sembra il totem di tutti i programmi e il totem di tutti i candidati a sindaco. Salvo poi, nella praticità delle cose, continuare a languire, se non addirittura accusare sempre di più il colpo rispetto all'espansione di due zone, quella cosiddetta ormai area direzionale di Germaneto e la zona di Lido. Quindi c'è questo contraltare molto stridente tra due zone che, in base alle loro reciproche vocazioni, decollano, soprattutto Lido, e il centro storico, ripeto, coccolato a parole, tenuto in debito conto a parole eccetera, invece poi non riesce più a vivere di luce propria, tranne qualche manifestazione, ma molto sporadica, molto episodica, non è più, ecco, qui devo mutuare qualcosa che dice sempre il candidato a sindaco Giconte, ma con tutto il rispetto per lui, lo dicevamo noi prima, non è più, ma da tempo forse in memore, quel salotto buono in cui tutti eravamo abituati, a sederci. Allora, intanto rispondo che Lido ha avuto questo risultato 3 anni fa, non era così il quartiere lì. Abbiamo fatto gli interventi, sono partiti prima del centro storico perché erano quelli più attuabili. Stavano per scadere, quindi rischiavamo di perdere i finanziamenti. Però adesso andiamo sul centro storico, partiamo da lontano. Perché si è spopolato il centro storico? Perché non è certamente colpa di Abramo lo spopolamento del centro storico. Originariamente ricordiamo l'edilizia con la 167, va bene? Quindi i quartieri famosi dormitori. Dove io, quando la prima volta a insediare nel 97, addirittura dovetti fare i marciapiedi, non c'erano neanche i marciapiedi, non c'erano le strade, non c'erano i parchi che poi abbiamo realizzato, non c'era assolutamente niente. Quindi un'edilizia già impoverita prima ancora di partire. Ed è il primo problema che ha avuto il centro storico. Il secondo, noi abbiamo approvato all'unanimità un piano di recupero urbano che partiva dal centro storico, dove avevamo lavorato prima con Urban, perché vorrei ricordare che il centro storico nel 97, quando gli arrivai, non era neanche pavimentato, c'era l'asfalto, non c'era niente, non c'era il Politeama, non c'era l'auditorium, non c'era il tribunale, non c'era assolutamente niente. Va bene, noi abbiamo utilizzato i fondi Urban, poi Asse Città e poi ha proseguito con il piano di recupero urbano. Avevamo un disegno per la città e per il centro storico. Qual era il disegno? Un parco commerciale ai piedi della città, che sarebbe servito poi sicuramente si sarebbe allacciato anche dal punto di vista commerciale fortemente con il centro storico di Corso Mazzini.
quel progetto è stato completamente smantellato. Perché Parco Romani non è colpa mia, certamente, si è chiuso. Non è colpa mia se un'amministrazione non è stata attenta a come stava procedendo Parco Romani. Io sono stato uno di quelli che dissi all'imprenditore che vinse questa gara col Pru: non ti darò mai la licenza se non mi dimostri un piano finanziario serio, perché forse non hai le capacità economiche per portare avanti questo progetto. Dopodiché fu data un'autorizzazione per costruire immediatamente. Nel mentre stava costruendo è stata data un ampliamento al numero delle attività, dei negozi, un ampliamento, è stato quasi raddoppiato, e nel mentre si stava costruendo si dà una licenza a un altro centro commerciale. E ora la colpa è di Abramo. Ma stiamo scherzando? Questa è una città che o capiamo quello che è accaduto e diciamo la verità alla gente, o io non ci sto a farmi massacrare. Io non ci sto, perché io ho dovuto lavorare per 5 anni, dalla mattina alla sera, sputando sangue per portarmi a casa questi finanziamenti e per ridisegnare nuovamente la città, ma quel progetto è stato smantellato. Sono state smantellate le scale mobili, sono stati smantellati il nastro che prevedeva il collegamento tra la stazione di Catanzaro Sala e la funicolare, e si è deciso di spostare la stazione di Catanzaro Sala Germaneta. Ma l'ho deciso io questo. Sono stati fatti dei danni enormi. Poi non è stato consentito a Parco Romani, in un momento di difficoltà, di sostituire ai soldi che doveva il comune per le opere di urbanizzazione con immobili o addirittura parcheggi, perché altrimenti si sforava il patto di stabilità. Grande bugia, perché il patto di stabilità non si sfora o non si rientra per una cifra una tantum. Il patto di stabilità si sfora se tu con i capitoli fissi sfori il patto di stabilità, va bene? E quindi bisogna dire la verità dal punto di vista tecnico. E praticamente si fa fallire un parco dove avevano investito 250 famiglie e si è distrutto tutto quello che noi avevamo concepito per il centro storico, perché andare in quel parco significava, con il sistema della funicolare quasi era naturale poi comprare e poi andare in città per avere servizi aggiuntivi rispetto a un parco commerciale. Oggi stiamo ridisegnando nuovamente il centro storico, e allora io parto dal centro storico. Lido abbiamo avuto 14 milioni e mezzo di interventi, Gaslini, quindi il lungomare e il porto. Sul centro storico 52 milioni di euro. Problemi di cui se ne discuteva da anni, tipo Palazzo Fazzi. Curino Red per 20 anni ha fatto la lotta per il Palazzo Fazio, noi l'abbiamo risolto, abbiamo acquisito l'immobile, abbiamo trovato il finanziamento, l'abbiamo appaltato e lo consegniamo alla città. L'ospedale militare se ne parlava da un ventennio, da quando ci fu la leva, la decisione delle leggi di chiudere, diciamo che non c'era più la leva, l'obbligo della leva. Noi abbiamo acquisito, abbiamo fatto una causa, l'abbiamo acquisita, abbiamo trovato anche un finanziamento per poterlo ristrutturare. Poi abbiamo 6 milioni e mezzo all'Educandato, 600 mila euro l'ascensore di Bellavista, 700 mila euro Palazzo Fazzoli, quasi 3 milioni la Mazzini, 1 milione le gallerie del San Giovanni, 2 milioni e 2 Piazza Matteotti, 700 mila euro l'ex Stack, 500 mila euro via Fontana Vecchia, 2 milioni di euro il raddoppio di via Carlo V che partirà nei prossimi giorni, 500 mila euro la Galleria Mancuso, 11 milioni di euro il nuovo Palazzo di Giustizia che ormai è quasi finito, 12 milioni di euro sull'ospedale militare e la metropolitana, 102 milioni di euro, e il consolidamento della vecchia strada per il bersaglio dove c'è il centro ippico, abbiamo consolidato per 2 milioni e mezzo tutto il costo. In 4 anni in più abbiamo fatto una proposta per l'edilizia sociale,
con l'ANCE e abbiamo detto basta più edilizia sociale nei quartieri, rigenerazione nel centro storico, aspettiamo il bando, perché nel frattempo il comune si è dotato attraverso un bando di una, come dire, di una short list di proprietari di appartamenti nel centro storico, perché devono essere disponibili a venderli, e abbiamo una lista per 32.000 metri quadrati. Aspettiamo il bando della regione di 200 milioni di euro, a cui Catanzaro spetteranno 40-50 milioni di euro per recuperare questi immobili nel centro storico. Cosa significa edilizia sociale? Che in solo 200 euro appartamenti ristrutturati di 100 metri quadrati potranno essere quindi affittati a 200 euro. Quindi significa giovani coppie, studente universitario, 6 posti letto ci sono in 100 metri quadri, quindi pagheranno 30 euro, 32 euro, 33 euro rispetto ai 250 di Lido, la metropolitana che congiungerà l'università, ma anche anziani che con la pensione potranno avere un appartamento ristrutturato a pochissimo prezzo, con una convenzione per 25 anni. Poi abbiamo aggiunto, abbiamo già firmato l'accordo con la regione per tutta la parte sul sociale, che sarà prevalentemente concentrata sul centro storico, e vi posso spiegare qual è il progetto. Siamo il primo che abbiamo presentato, e siamo tra i primi 10 progetti con Fincalabra per le attività commerciali. Ieri l'ho presentato in Confcommercio per avere dei contributi, per dare un sostegno all'attività commerciale e artigianale. Abbiamo creato uno strumento bellissimo che parte dal sistema delle reti d'impresa, perché non si danno più i contributi alla singola impresa, ma attraverso lo strumento di reti d'impresa siamo riusciti a fare un progetto che prevede un sostegno forte all'attività, agli imprenditori che fanno attività commerciale e artigianale. Come? Con dei consulenti che andranno a vedere la tipologia dei negozi, cosa conviene mettere al centro, quale tipo di marca. Si andrà a valutare anche le caratteristiche dell'imprenditore, le caratteristiche dei negozi. Assisteremo anche per fare avere eventualmente nella riconversione, qualora ci dovesse essere il negozio, dei finanziamenti per acquisto di merci, ma anche per i magazzini, per le scorte, delle agevolazioni fiscali che può dare anche in piccola parte il comune, ma soprattutto delle agevolazioni bancarie, perché ci sarà un consorzio di Cofidi che assisterà Fincalabra su questo, perché all'interno di Fincalabra è un progetto bellissimo su cui dovremmo discuterne tantissimo. Il centro storico ormai è verso un rilancio definitivo. Io lo metto per iscritto che fra 2 anni il centro storico sarà vivibilissimo, la gente ritornerà nel centro storico, perché il fascino che ha il centro storico, una bottega, un piccolo ristorante o una piccola birreria nel centro storico è molto più bella e più caratteristica rispetto a una birreria che ci possa essere nel quartiere Lido. Il problema è farli partire, farli prendere la fiducia di investire anche nel centro storico. Ma le gallerie hanno dimostrato che hanno un potenziale enorme, abbiamo avuto 10.000 visitatori, c'è una mostra all'interno fatta con l'Accademia delle Belle Arti che è bellissima. Cominceremo quest'estate ad avere i primi turisti, se faremo anche un circuito per far conoscere, un percorso per far conoscere le cose belle che abbiamo nella nostra città. La nostra città che noi denigriamo, quando abbiamo avuto Italia Camp, vi ricordate il progetto fatto al Politeama? Italia Camp, sono arrivati i governatori di tutte le regioni del Mezzogiorno, tutti hanno fatto i complimenti per il centro storico, era senza macchine perché è molto più bello senza automobili, ma tutti fanno i complimenti. Io ho avuto un mese e mezzo fa ho avuto un convegno dei medici, dei chirurghi, e erano 30 medici di fama nazionale, venivano da Milano, venivano dalla Sicilia, dalla Sardegna. Hanno fatto 2 complimenti al sindaco di Catanzaro, perché sono stato invitato da un professionista di Catanzaro a questa cena. Hanno detto complimenti per il vostro centro storico, bellissimo, e poi complimenti perché vediamo molta pulizia. Cioè, e poi però siamo i primi noi che denigriamo e diciamo che Catanzaro è morta. Poi quando fanno il confronto con Cosenza si confondono, perché Cosenza, Corso Mazzini, che
molto frequentato. Non è il centro storico. Non è il centro storico. Andate a vedere il centro storico di Cosenza. Allora, è completamente abbandonato. Io devo stare attento ai minuti perché non possiamo sforare rispetto al primo incontro che abbiamo avuto, quindi ci mancano più o meno 20 minuti alla fine di questa trasmissione. Mancano più o meno 20 minuti. Allora, direi di leggere qualche messaggio, sindaco. C'è per esempio Marco che dice, a proposito di poteri forti, guardando i membri della commissione urbanistica si nota che i nomi sono sempre più o meno gli stessi, ma questo immagino che non può intervenire. Non c'è commissione urbanistica, però diciamo c'è la commissione consigliare. La commissione consigliare urbanistica, sì, penso si riferisca a questo qua. Comunque è una. E presidente sta dall'altra parte, mica con. Sì, ma infatti stavo dicendo che poi non è che decide il sindaco, no, i membri della commissione, è autonoma, quindi è autonoma. È comunque consultiva, non è decisionale. Non è decisionale. Si parla di Ente Fiera, ma Parco Romani, ecco, abbiamo parlato prima di Parco Romani, ma questo Parco Romani ce lo dobbiamo tenere lì così o in futuro c'è, insomma, qual è l'ipotesi? Poi stiamo parlando di una struttura privata. Esattamente. Quindi esattamente. Io non posso parlare, sia un'azienda, della mia azienda. Col comune, ma una volta azienda non posso parlare. Siamo quindi è una, però è una struttura privata a tutti gli effetti. E credo che appena ci sarà questo procedimento da parte del tribunale, io credo che si darà la possibilità a qualche grosso imprenditore di poterla, come dire, comprare forse a un prezzo più basso rispetto. Quindi, però non è facile trovare chi vuole riempire 280 attività commerciali, perché ci sono 280 attività commerciali, non è una cosa facile. E poi ci sono 30.000 metri quadrati di uffici, e mi pare che di direzionale, di spazi di ufficio in città ce ne sono veramente tanti. È un dramma. È un dramma, e infatti non è semplice. Nico dice, se lei pensa che il centro storico è bello senza auto, allora perché dopo 15 anni di suo governo non c'è un'isola pedonale H24? Perché lo abbiamo detto chiaramente, finché non finiamo il sistema dei parcheggi, a me manca solamente quello del Politeama, vorremmo eliminare questo sistema di ascensore e fare due rampe, un'entrata e un'uscita, con questo progetto della metropolitana. Si aggiungeranno i due ascensori inclinati da via Lergento fino al tribunale, si aggiungerà con lo spostamento di Ferrovie della Calabria e con il fatto di non far entrare più in città gli autobus privati, delle linee private, perché saranno a Catanzaro Sala, in un grande spazio vicino alla fermata della metropolitana, perché poi questa gente la devi riportare in città, perché arrivano tutti nello stesso orario, e anche lì ci sarà un altro parcheggio, che è lo spazio che abbiamo a via Milano di altri 200-250 posti. Allora poi si comincerà a pensare di chiudere il centro storico, almeno nella fase, nella parte pomeridiana. Però vorrei ricordare che la nostra città è pure particolare, perché mentre a Roma si chiude il centro storico, la sera puoi andare a mangiare al ristorante, ti puoi sedere tranquillamente, la nostra città, col vento che tira, voglio dire, ha qualche difficoltà in più. Però io sfido chiunque a farsi una passeggiata d'inverno su Corso Mazzini, quindi questo è un problema che dovremmo decidere, io credo, in maniera, come dire, democratica, perché ci sono anche, si possono fare dei piccoli referendum anche su questo, quindi certo, sarebbe certo, giusto certo, fare un sentire, piccolo referendum sentire anche nel momento in cui tu lo hai infrastrutturato, decidere se chiuderlo o no definitivamente. Senta, lei citava prima lo stadio, siccome ci sono molti messaggi anche riferiti allo stadio, intanto lei diceva siamo con 6 mesi di ritardo, ma diciamo le date sono state varie, no? Nel corso di questi anni, devo dire la verità che insomma abbiamo aspettato le varie scadenze e questo stadio è ancora lì. Intanto le chiedo se le piace come è venuto, oggettivamente se un suo giudizio sullo stadio, sia la tribuna, sia la piazza, la biglietteria e il campo B, e poi se ci può dire come mai insomma ancora siamo fermi, cioè la struttura è completata ma siamo costretti ad ospitare ancora le squadre, i colleghi delle altre città in dei container. Ma il problema dello stadio è che la squadra USC Catanzaro ha voluto rinviare dopo il campionato, perché nel frattempo ha detto di non essere disponibile a fare gli allacci né nel gas né dell'Enel, se non prima firmiamo il protocollo d'intesa che prevede anche la gestione dello stadio. E allora, siccome stiamo lavorando sul protocollo d'intesa, nel frattempo abbiamo... Non avete voluto calcare la mano, diciamo, no, questo. Assolutamente no, assolutamente non vogliamo creare difficoltà, per cui abbiamo, con una determina, consentito al dirigente di fare direttamente l'allaccio dell'Enel e del gas, in maniera tale da dare
gli spogliatoi alla squadra del Catanzaro e permettere alla ditta che ha già aggiudicato i lavori di fare anche l'impermeabilizzazione dei distinti, che non era stata prevista. Sì, questo che non è stata prevista. I 5 milioni fatti in 2 anni non è una cosa, cioè non è un tempo troppo lungo, 2 anni, 5 milioni di lavori, anche perché i lavori li abbiamo realizzati nel mentre veniva utilizzato il campo di calcio, quindi non sempre si poteva lavorare tutti i giorni, quindi non è stato un appalto semplice, comunque alla fine ci siamo arrivati. Comunque siamo stati capaci di farcelo finanziare, perché appena sono arrivato non c'era l'idea di rifare lo stadio. Per quanto riguarda la bellezza e la non bellezza dello stadio, non dobbiamo dimenticare che c'è stata la mano forte del presidente Cosentino a voler realizzare, anche con il supporto di un suo progettista, quello che è stato realizzato, perché ti devi attenere anche a quello che ti richiede il presidente della squadra. E vorrei ricordare che anche le misure sono state approvate dal CONI nazionale, dalla Federcalcio nazionale, perché i progetti li approva la Federcalcio. Vabbè, però la struttura sindaco è comunale, cioè voglio dire, il presidente della squadra può dire, però poi cioè è una struttura comunale, quindi in teoria, fermo restando che se la struttura è funzionale ben venga, ecco, cioè la gente si chiede quando potrà sfruttare, però abbiamo risposto. Io non voglio farle perdere altro tempo sullo stadio, perché ci sono veramente altre tantissime domande. Per esempio c'è chi parla delle periferie. Orlando dice: sarebbe bello se si lavorasse nel resto della città come si è fatto sia per Lido sia per il centro. Cosa si fa nelle periferie? Perché notizia, non so se avete letto qualche giorno fa l'articolo di Falco Matari di Reggio Calabria, che è rientrato nei finanziamenti, siccome è 12 poste dopo Catanzaro, quindi anche noi siamo rientrati nel questo bando per le periferie, e quindi utilizzeremo 18 milioni di euro, e non sono pochi 18 milioni di euro, una cifra enorme, per riqualificare da Santa Maria, Corvo, Aranceto e Fortuna. Quindi in aggiunta abbiamo il privato che con una sua iniziativa farà altri 16 milioni di investimenti, perché è rientrato in questo bando, ha partecipato e aiutato, sì, diciamo, il comune, perché il comune non sindaco farà niente. Però la posso interrompere un attimo? Sì. Qui faccio una specie di consigliere comunale, cioè mi occupo dei problemi del territorio e del mio territorio, ovvero io abito a Ponte Piccolo. E non vedo perché un giornalista non debba portare come un qualunque cittadino una sua impressione. La zona dove abitavo io a fine anni 90, inizio anni 2000 era diventata davvero una piccola arcavacata, perché aveva l'università, lo stadio, l'ospedale, per carità il cimitero, Dio non voglia, 4 cliniche tra le più importanti e una serie di servizi sia appartenenti al polo della sanità che ad altri, diciamo, sistemi, che rendevano Ponte Piccolo una zona fiorente, frequentata, eccetera. Stessa cosa vale per Mater Domini, anche se io Mater Domini l'ho sempre vissuta poco. Lo spostamento dell'università e il, per fortuna adesso c'è una marcia indietro, e il paventato spostamento dell'ospedale, secondo me avrebbe portato a Ponte Piccolo a mettere i sigilli, Ponte Piccolo, stadio, eccetera. E anche Mater Domini, seppur non legato in prima battuta a questa cosa, sempre con lo spostamento dell'università, a soffrire gli stessi problemi. Quindi diciamo, quando parliamo di periferie, per cortesia, non parliamo solo della zona sud, che per carità è interessata alla questione sicurezza, dei finanziamenti ad hoc, ma ricordiamoci che c'è anche una parte nord, perché se lei ha messo su carta, cioè ha sancito quasi come un notaio che il centro storico è pronto a ripartire, pensiamo anche che il centro storico finisce a Via Indipendenza o a Piazza Matteotti, ma poi c'è una parte di centro nord che veramente tra un po', lo ripeto, rischia di avere i sigilli, perché si è impoverita così tanto che diventerà solo, altrimenti proprio dove abito io e dove casualmente abita anche lei, torneremo ai tempi del sanatorio, cioè quando la gente andava al saccio a curarsi perché era di fatto campagna. Cioè, scusi, si è impoverita perché? Ma questo no, che cosa è venuto a mancare? È venuto a mancare, per quanto riguarda Ponte Piccolo, l'università in prima. Perfetto. Quindi l'università sarebbe dovuto rimanere a San Bruno di Colonia? Assolutamente no, però qualche misura alternativa, altrimenti non è pensabile che si sposta l'università e muore uno ma dei quando, più ma quando, popolosi perfetto, e agiati della perfetto. Città. E allora le dico, adesso faccio io una critica alla stampa, va bene?
permettetemi ogni tanto di dire anche la mia. Quando io ho portato in consiglio comunale l'ipotesi di fare una casa della salute in aggiunta all'ospedale pugliese, in aggiunta proprio per il quartiere di Ponte Piccola, perché mancano i servizi territoriali, che oggi non ci permette di, come dire, liberare il pronto soccorso con i codici bianchi, è affollatissimo, casa della salute ce n'è una sola, 20 posti letto a Chiaravalle, i servizi territoriali non funzionano. Io ho proposto di discutere in consiglio comunale, e nella mia relazione c'è scritto una casa della salute per far fare all'ospedale il suo mestiere, va bene? Nessuno ha reagito, non ha reagito la stampa, non avete reagito i giornalisti, non avete approfondito questo argomento sulla relazione presentata dal sindaco, il consiglio comunale è stato zitto su questa vicenda, la regione è stata zitta, nessuno ne ha parlato, ma la relazione del sindaco c'era. Il sindaco è stato chiaro, l'ospedale non si può spostare, ci sono dei sistemi per ricostruirlo lì dov'è, o altrimenti si sceglie un'area, nell'area tra il Pugliese e il Ciaccio dove fare un ospedale. Il polo oncologico a livello regionale è una cosa che io già dicevo 3 anni fa e per fortuna si sta realizzando, per fortuna. Dovevamo aggiungere la casa della salute per far fare all'ospedale il suo mestiere, che non è sicuramente quello di fare un attacco, una radiografia, due punti, cose che si fanno oggi nel pronto soccorso. Ma nessuno ne ha discusso, sono rimasto solo. Non è possibile che c'è una classe dirigente che se non prende in considerazione una relazione scritta, l'ho voluta leggere per non fare errore, e ho voluto che rimanesse registrata e rimanesse agli atti. Nessuno ha detto altro. Come sulla sanità, diciamo che Catanzaro ha una vocazione, no? Come sanità, una forte vocazione anche l'università. È chiaro. Perfetto. Poi sul grido d'allarme che ho lanciato anche sulla stampa, perché non l'approfondite voi professionisti? Visto che la regione non ti sta a sentire, cosa ho detto? Guardate che dai dati che emergono sul portale del Ministero della Salute, dove i medici di base devono inserire i dati, risulta sul portale del Ministero della Salute, nella relazione del Ministro della Salute al Parlamento, che la Calabria ha 100.000 patologie in più e che quindi alla fine noi riceviamo 1.000 euro a famiglia, non mi ricordo, a persona, a calabrese, in meno rispetto a una regione come la Lombardia. Alla mia domanda al dottore Scura e a Urbani, che sono i tecnici del Ministero, la risposta è stata: sindaco, lei ha ragione, tra parentesi non sono stato neanche io a, come dire, esporre questo problema, è stato addirittura uno di sinistra che è venuto a dirmi questa cosa, io l'ho verificato, ho toccato con mano, e Urbani e Scura mi hanno risposto: è un problema della politica, dovete vedervela con Roma. Quindi significa che il Presidente della Regione, anziché delegare un consigliere regionale, non per la capacità del consigliere regionale, ma io credo che la figura del Presidente, nella conferenza Stato-Regione, in accordo con le altre regioni del Sud, dovrebbe sbattere i pugni sul tavolo per avere, come dire, una pari dignità di trasferimento sulla sanità, così come le regioni del Nord. E allora qui dobbiamo metterci in testa che non cambia solo il sindaco la città, la cambiamo tutti noi, se ognuno di noi fa il proprio dovere. Anche a voi chiedo uno sforzo, giornalisti, nell'andare a approfondire determinate tematiche. Se parliamo dell'attività commerciale su Corso Mazzini, non potete, visto che ieri l'ho detto anche alla stampa, prendervi il pezzo di carta disegnato dal sindaco, proposto dal sindaco a Fincalabra, e non entrare nel merito, perché là, se io ho sbagliato, mi dovete criticare, ma se va bene dovete scrivere, così la regione lo recepirà, che è l'unica opportunità che abbiamo per le attività commerciali prima che muoiano. E voi avete l'interesse a entrare nel merito e chiedere spiegazioni al sindaco e anche criticare.
Questa città cambia se come classe dirigente ci diamo una mano. Da solo il sindaco non ce la fa. Qualcuno dice: tu sembri autorevole, sembri l'uomo solo al comando. Allora, l'autorevolezza non significa voler andare da solo. L'autorevolezza è... Forse le dicono autoritario più che com'è? Autorevole. Le dicono autoritario più che autorevole, perché... Non solo autoritario. L'autorevolezza è una cosa di esatto, però che la critica riceverei autoritario. No, l'autorevolezza nel senso che sono io che appaio sempre all'esterno, sono io che rappresento la città, non autoritario all'interno del comune. L'autorevolezza che io cerco di metterci nell'andare a rappresentare le questioni della mia città, va bene? Molte volte anche litigando all'esterno. Però io non sono uno di quelli che vuole lavorare senza squadra, perché se non ho una squadra, se qualcuno non mi aiuta, da solo non vai da nessuna parte se non hai classe dirigente che comincia ad accettare quello che tu gli proponi. E sono disponibile anche alla critica, però entriamo nel merito delle questioni. Perché quando mi dicono noi teniamo alle periferie, è bello venire a una campagna elettorale e dire che io tengo alla periferia, che io voglio portare l'università in centro, che io voglio, ho sentito l'altro giorno, riprendere il quartiere di Gagliano perché è il quartiere più antico. Ah, di queste cose ve ne posso dire centinaia. Poi mi dovete dire però come faccio a riprendere un quartiere come Gagliano che non ci sono più neanche fondi per le infrastrutture. Mi dovete dire se porto qualcosa al centro storico, come la porto. Dovete chiedere, entrare nel merito. E se vado nei quartieri, se è vero che io ho pensato ai quartieri presentando questo progetto o no, o se voglio aiutare altri quartieri che non sono solo quelli a sud della città, come lo faccio? Io ho detto per esempio che i miei servizi oggi sono un po' carenti e infatti li ho esternalizzati tutti e dovremmo migliorare anche sulle piccole cose. Perché se per il taglio dell'erba ci impieghi 2 mesi, qualche problema c'è. Oggi con la ditta privata quello che facevamo in 10 giorni lo stiamo facendo in 1 giorno, però la ditta privata è partita da 20 giorni. Si parlava in tanti anni della differenziata, però io vi ricordo che nel 2012 i rifiuti ce li mangiavamo a nostro posto. E vorrei ricordarvi quello che è successo nella discarica, che l'abbiamo riempita. La discarica doveva esaurirsi nel 2018. Abbiamo accettato i rifiuti da Napoli e da Cosenza. Sindaco, le chiedo uno sforzo di sintesi per rispondere più che altro a quelli che sono potenzialmente i suoi elettori, quindi per dare risposta. Allora, cominciamo da questo web spettatore che parla di via Forni promessa da marinaio, dice altri incompiuta. Via Forni, qual è la situazione della scuola? Chiaramente, no? I calcoli sono presso la Regione Calabria che per entrare al genio civile della Regione Calabria, perché nel momento in cui verranno approvati i calcoli della via Forni partiranno i lavori, sono già partiti in parte, però servono questa approvazione per abbattere quello che bisogna abbattere prima di ricostruirlo. Okay. Però c'è la regione che ha fatto partire questo nuovo sistema telematico che non funziona. Sono 1 mese e mezzo che il direttore dei lavori manda per via email tutte le procedure, cose che prima si portavano in maniera cartacea, e dopo 3 giorni ti davano l'approvazione. È da 1 mese e mezzo. Cioè noi stiamo in questo momento funzionando a cavia per far funzionare il sistema e forse oggi si sono accorti, sentite l'ordine degli architetti, il presidente dell'ordine degli architetti, vedete cosa mi dice su questa cosa, noi stiamo funzionando da cavia e ora molto probabilmente la regione deciderà di annullare questo sistema perché si stanno fermando tutti i progetti. Bene, andiamo avanti, sindaco. Villa Margherita abbandonata, diverse segnalazioni, come mai? Cioè Villa Margherita è, insomma... Per me non è abbandonata, non facciamo giungere insieme, ma loro molto probabilmente si riferiscono alla parte sottostante il palazzo, bravissimo. Sì, sì. E dobbiamo finire i lavori dell'educandato, perché nel finire i lavori dell'educandato c'è anche il recupero di quella parte. E quindi oggi è tutto un cantiere, però andate a vedere quanto è bello l'educandato rispetto a come era prima. Cosa ne pensa del conservatorio? Lo chiede Sergio, il suo moglie. Conservatorio è una cosa che noi abbiamo finanziato per questi 4 anni, abbiamo avuto il blocco della spesa, io ho promesso che nel momento in cui la spesa si sblocca da parte della Corte dei Conti e si sblocca con l'approvazione del conto consuntivo, perché cosa ha detto la Corte dei Conti? Tu hai deciso, nel bilancio c'è scritto che incasserai 100, siccome hai incassato 70, finché non incassi 30 io ti blocco la spesa.
col conto consuntivo dimostri che hai incassato 100, si sblocca adesso il 29 e noi riprendiamo col conservatore. Quindi questa polemica che è nata è una polemica sterile, perché un sindaco non finanzia il conservatore per 4 anni e poi lo va a bloccare nel momento in cui ci sono le elezioni. Sarebbe da stupido, no? Va bene, allora, Felice dice, poi il problema della sicurezza, lì dalla sera alla stazione c'è molta paura, extracomunitari, insomma questo è un problema anche sulla sicurezza, mi pare che, grazie anche al prefetto, non solo al sindaco di Catanzaro, io credo che sia la città in questo momento che abbia fatto veramente meglio di tutte le altre. Cioè noi abbiamo un po' di sicurezza che è l'unico approvato in Calabria. Abbiamo il primo protocollo di intesa firmato con la prefettura, quindi non per merito del sindaco, anche per merito del prefetto, in Italia sulla sicurezza, che prevede addirittura anche lo sgombero delle case detenute abusivamente. E avete visto che ogni 15 giorni abbiamo le forze dell'ordine che arrivano lì a Viale Sonso e hanno arrestato pure tantissime persone. E io credo che più di questo sulla sicurezza cosa dobbiamo fare? Sarà monitorata tutta Catanzaro. E voi vi ricordate la polemica che nacque quando dissi che avrei voluto le telecamere per tutta la città? Vi ricordate come sono stato attaccato? Sono stato mai difeso da qualcuno? No. Poi per fortuna l'ha deciso anche il comune insieme al prefetto, nessuno ha detto ah. Oggi tutti mi richiedono le telecamere. In ogni quartiere, in ogni angolo tutti mi richiedono le telecamere. Che è giusto che sia così, e noi li monteremo da qui a poco, perché la gara la sta facendo la struttura che dovrà averla oltre al comando di polizia municipale, c'era un monitor anche alla questura, e sono gli esperti della questura che stanno facendo questa gara. Va bene, io ho l'ansia dell'orologio, non mi è mai capitato, ma per la par condicio dobbiamo rispettare assolutamente i tempi, così. Quindi siamo arrivati alla fine, sindaco, come abbiamo fatto per l'altro candidato che è stato nostro ospite, le lascio 30 secondi per dire ai nostri web spettatori perché deve continuare l'esperienza Bram. Allora, ho detto questa frase finale, l'ho detta anche oggi al TG3, sono stato anche con gli altri candidati, ci siamo confrontati. Io dico solo che il centro-sinistra ha avuto l'opportunità dal 2005 al 2012 di cimentarsi. Dico ai miei concittadini di non ricordare neanche una piccola opera pubblica lasciata da quell'amministrazione, neanche un finanziamento attivato. La città è stata riempita di rifiuti, le partecipate che hanno creato un buco di 9 milioni che per 5 anni abbiamo perso circa 40 milioni di euro, il bilancio era in predistesto finanziario, il teatro politeano era pieno di debiti. Io sono rientrato a fare il sindaco e ho cercato di sbloccare tutto quello che è stato possibile sbloccare. Io di più non posso fare. Io ho dimostrato, e tutti lo sanno, di aver lasciato anche il mio ruolo, come dire, la mia impresa, per dedicarmi interamente al comune. Tutti sanno che ho lavorato dalla mattina fino alla sera, rimanendo il comune anche all'ora di pranzo, e tutti sanno che io non rappresento solo una cerchia di questa città importante, ma ho sempre rappresentato tutti i cittadini, perché sono l'unico sindaco che è sempre andato nei quartieri. Quindi ho cercato di stare anche tra la gente umile per capire quali erano i problemi e cercare anche di risolverli. Io più di questo non posso fare. Mi sono speso per la mia città, mi sono speso negli anni precedenti, mi sono speso oggi, e soprattutto non sono un abusivo, perché chi mi dice che sto in politica da 15 anni, io non sono un abusivo. Io sono stato eletto, se mi hanno voluto nel 2012 e se hanno creduto nella mia figura da sindaco, vuol dire che qualche motivo ci sarà stato. Bene, allora grazie mille per essere stato in nostra compagnia, grazie ai colleghi Antonio Cantisani, Danilo Colacino. Noi ci rivedremo il prossimo lunedì alle 15 con il candidato del centro-sinistra Ciconte. Grazie per averci seguito, io mi scuso davvero per non aver potuto leggere tutti i messaggi che sono arrivati, soprattutto sulla nostra pagina Facebook, ma diciamo i tempi sono questi, assolutamente quelli dettati per la par condicio. Grazie ancora per averci seguito, a presto.